La vita della maggior parte degli uomini passa nell'anonimato, ad eccezione di poche persone che hanno avuto successo perché considerate geniali ed eccezionali nel bene e nel male. Molti giovani aspirano ad uscire dall'anonimato, vorrebbero diventare qualcuno che conta. Il successo permette una vita straordinaria, piena di emozioni e ricca di rapporti umani. Ammiro molto Tiziano Ferro. Sogno di diventare come lui. Stimo molto Francesco Totti. Questo desiderio però si scontra con la realtà della vita quotidiana, che passa spesso monotona, scialba, mediocre. Trascorro la mia vita tra scuola, casa e quei pochi amici che ho. Io mi annoio spesso. Chi si percepisce mediocre si rifugia nelle illusioni o spesso cade nella depressione. Si sente una nullità, uno tra i tanti milioni di esseri umani che praticamente nessuno considera, ad eccezione di quei pochi che si interessano di lui. Quando vogliamo essere più grandi, rischiamo di sclerotizzare il nostro pensiero, perché lo limitiamo ad una idea fissa. Sviluppiamo solo parzialmente le potenzialità creative del nostro animo, perché viviamo nel desiderio smodato di essere qualcuno che in realtà non siamo. Ma se prendiamo davvero coscienza del valore della nostra stessa esistenza, chiunque noi siamo, scopriamo con stupore che siamo i veri protagonisti di una storia particolare che nessuno ha mai vissuto o vivrà. La nostra storia personale, quella che non appare sui libri di storia o sugli altri mezzi di comunicazione più diffusi. Essa ha infinite sfaccettature, è drammatica, meravigliosa, ha una ricca e stravagante trama, ci sono ambientazioni diverse, conflitti interiori, antagonismi, dialoghi, memorie, impulsi, momenti profondi o superficiali, errori personali, amicizie, rapporti sociali sempre diversi ed interessanti. Nessuno può mettersi al posto di un altro. Ognuno ha il suo DNA, un suo vissuto, le sue doti e i suoi difetti ed inclinazioni, una volontà diversa. Anche i gemelli monozigoti rimangono unici ed irripetibili, nonostante l'apparente uguaglianza. Quindi ogni esistenza è unica ed irripetibile. È un concetto che dobbiamo ribadire continuamente e che non può essere rimosso. Mi piacerebbe viaggiare, conoscere nuovi posti, nuovi popoli, culture. Già da piccolo mi piaceva viaggiare molto. Il senso della vita siamo noi stessi. È inutile viaggiare chissà dove. Dobbiamo viaggiare dentro noi stessi, perché siamo davvero i protagonisti di una storia che non è superflua. Anche se soffriamo per le sconfitte, non dobbiamo subirle. Possono diventare vittoria se abbiamo presente il miracolo di esistere. Si esiste nella pietà, nell'amore disinteressato, nella riflessione e nell'indagine su chi realmente siamo e sul nostro destino eterno, che è conoscenza ed amore. Davvero in ognuno di noi si nasconde un misterioso segreto. Sta a noi custodirlo e scoprirlo nelle varie vicende della vita. Questo segreto ci porta a vivere valorosamente la quotidianità, che potrebbe diventare straordinaria in ogni momento, proprio perché siamo i protagonisti di questa nostra vita. L'avvenire migliore non lo si aspetta come si aspetta un treno. Un avvenire migliore lo si costruisce. Non lo si subisce, lo si domina, si può fare. Diceva un noto filosofo indiano: se da giovani non provate amore, non guardate con amore alle persone, agli animali, ai fiori, da adulti vi accorgerete che la vostra vita è vuota, sarete molto soli e le ombre scure della paura vi seguiranno ovunque. Ma nel momento in cui avete nel cuore questa cosa straordinaria chiamata amore e ne sentite la profondità, la delizia, l'estasi, scoprirete che per voi il mondo si è trasformato.